Non poteva parlare di quest'angolo, non poteva che essere chi ha fondato l'associazione e chi con Simona ha vissuto fin dall'inizio i momenti belli, brutti di questa associazione e di questa battaglia. Ed è Nadia Furno. Io insieme a Nadia, se mi permetti, vorrei che venisse qui intanto Lavinia, che è la mamma di Simona. E poi vorrei che venisse Cettina Parmariana, Cettina Berlino, la moglie del professore Adolfo Parmariana. Perché anche Adolfo Parmariana non c'è un albero lì dedicato a Adolfo Parmariana, ma lei non si è arrabbiata. Perché li comprende tutti, anche Adolfo Parmariana. Perché la storia di vita e la storia di Adolfo Parmariana, pur se vissuti persone completamente diverse fra di loro, pur se vissuti in momenti diversi e in luoghi diversi, hanno una cosa in comune: il motivo della loro morte, oltre il modo con cui sono morte. Sono tutti e due si sono suicidati, ma il motivo è la solitudine. E allora questo momento, questa, tutto quello che avete sentito, serve esclusivamente a non sentirci, a fare in modo che non ci siano più persone sole nelle loro battaglie, nella loro vita quotidiana. Quindi io lascio la parola a Nadia per concludere questa serata. Dopo di Nadia ci sarà un saluto di Enzo Russo come membro del consiglio, se presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Lucifero, e poi ci sono gli scout che faranno un breve non so che, ma una cosa sicuramente bella, quindi scavano sempre bella. Quindi non ve ne andate dopo, va bene? Ho indossato la maglietta che portiamo ad ogni manifestazione, e in realtà ho più di una, perché da i presidi se la stanno personalizzando, Simona. Ecco, l'ho indossata perché è con noi. Io prima di tutto una preghiera. Potete cancellare associazione, ma non antimafia. Noi siamo un'associazione antimafia in Italia, ci teniamo a dire che siamo un'associazione antimafia, perché non vogliamo essere confusi con le associazioni veramente culturali, perché siamo un'associazione che, come diceva Rita Adria, lotta contro i mulini a vento, perché Rita Adria viene sempre ricordata per aver toccato la mafia, mai per aver toccato la politica. Politica che attualmente è ancora al suo posto. Quindi per noi quell'antimafia non si denota la mafia, ma denota le mafie, denota tutto ciò che condiziona la vita dei cittadini, e tutto ciò che condiziona la vita dei cittadini sono le politiche economiche, sono le scelte territoriali, è il MUOS che stanno facendo anni scemi, e sono quelle politiche di copertura bancaria che scelgono in Europa, sono quelle che affamano popoli come la Grecia, popoli come il Portogallo e così via di seguito. Per cui vogliamo non essere riduttivi, che per noi la nostra preoccupazione unica siamo le coppole, ma per quanto ci riguarda la nostra preoccupazione unica è chi sceglie come determinare la vita democratica di questo paese. Quindi per noi, vi prego, se capisco che è più o meno come Troisi che diceva non chiamiamo Massimiliano perché nel frattempo Guido è aiuto, chiamiamolo Ugo, però fate uno sforzo, associazione antimafia d'Italia. E Simona era Simoncina, non era Simona, era Simoncina, era la più piccola, è arrivata quasi subito da un progetto della cooperativa Utopia, arrivarono tanti ragazzi. Lei rimase in associazione, e ricordo che quando toccammo la vicenda di Graziella Campagna, perché forse qualcuno se l'è dimenticato, ma l'associazione antimafia di Adria fu insieme con l'unitato per il disarmo unilaterale di Messina, furono le associazioni che hanno permesso la riapertura del caso di Graziella Campagna, il fatto che insieme alla copertura di chi l'ha visto. Poi si utilizzò un escamotage di beccare un pentito che aveva parlato 4 anni prima per la riapertura del caso. Ricordo ancora l'udienza dove praticamente di apertura del processo, dove uno degli avvocati disse: questo è un processo che si apre per volere di un'associazione. Ma in realtà con Graziella Campagna, stare dalla parte di Graziella Campagna in quegli anni significa stare dalla parte
di tutto quel gente che prendeva delle distanze da una masseria a Villa Franca, che prendeva le distanze da quegli imprenditori che frequentavano, da quella parte di magistratura che frequentava quella masseria. E svuotarono l'associazione di mafia di patria. Qualcuno chiamava a casa i genitori dicendo, facendo quasi paura, e allora i genitori mi chiamavano dicendo lasci stare mio figlio. E via via l'associazione si alleggerì, mentre Simona rimase accanto, non si spostò di un solo centimetro, anche quando abbiamo avuto dei seri problemi, Simona era lì quando presentammo il primo dossier sul testamento di giustizia, lo presentò l'associazione di mafia, lo stessi io, nel 96, presentato nel febbraio 97, se forse oggi abbiamo una legge che parla di testamento di giustizia con i collaboratori, penso che abbiamo qualche merituccio, però lei non si è mai smossa di un solo punto. E ne ricordo quanto anche, perché poi le persone che in qualche modo abbiamo questo ruolo più pubblico, lei era sempre dietro le quinte, dalle Vanitetti, eccetera, ma lei era quella che ti asciugava le lacrime nei momenti difficili. E Simone è con noi perché è veramente con noi nella memoria. E io ringrazio Cettina, ringrazio Lavinia, che è la mamma di Simona, e devo essere. Cioè noi abbiamo. Sì, noi abbiamo. Finisco. Abbiamo perso anche Salvatore Coppola, abbiamo perso Cettina Merlini, la moglie di Santo. Era qui, era Gigliopoli, Cettina era con noi. E via via questi alberi in qualche modo si aggiungono, però sono anche delle forze, perché anche quando sentiamo venire meno le forze, loro ci dicono no, bisogna andare avanti, perché non è che se vogliamo noi, abbiamo anche loro strada facendo le cose in cui credevano. E una famiglia che cresce, e sono contenta che Simona ha giunto con noi per l'ultimo presidio che è nato a Bari, per questi giovani, per queste. Mi dispiace non. Lo vedrà dall'alto il ventennale, che sarà dedicato esclusivamente a Simona, non perché Rita Atria la portiamo sempre dietro. Rita non è solamente vittima della solitudine, Rita è vittima dell'indifferenza, dell'ignavia, del fatto che la gente non ha scelto, perché la gente. Due giorni fa è successo un mega incidente qua vicino alle cupole, la gente era fuori dal balcone che guardava l'incidente e nessuno gli è venuto in mente che forse dovesse chiamare un'ambulanza piuttosto che un carabinieri, piuttosto che una polizia. La gente tifa, ma tifa dalle proprie case o mi piace, forse è giunto l'ora invece di tifare mettendoci la faccia. Noi abbiamo in anteprima, questa sarà la tessera del ventennale, versione A4 e con tutte le cartucce di Santo Laganà che sono finite, perché in realtà è rosso, è una tessera fatta da un grande vignettista che è Mauro Biani, e sarà la tessera di Simona, sarà la numero uno, e ci sono queste donne, perché diciamo che poi è molto. Queste donne che sono partite da Milazzo, Rita qui a Partanna, e crescono, vanno nel resto d'Italia. Io non aggiungo molto, la famiglia cresce, c'è anche Adele, ci sono questa famiglia che cresce e che vuole ricordare quelle vittime che quasi mai verranno riconosciute in vittime di mafia. Sono quelle che muoiono perché è caduto un ponte, per cemento depotenziato, sono quelle che muoiono perché una torretta nel porto di Genova forse non doveva stare lì, non solo perché una nave ci sbatte, ma perché forse non doveva stare lì. Muoiono per scelte economiche, muoiono perché non abbiamo politiche che sappiano tutelare i lavoratori, muoiono nelle serre, i migranti con questo Mare Nostrum che è una vergogna di Stato, è un omicidio di Stato, tutti fanno credere che li abbiamo salvati, no.
li abbiamo deprivati della loro vita, questa gente sta scappando dalle guerre perché noi abbiamo scelto di renderli poveri, di prenderci quello che, di prendere quello che hanno, e in cambio gli diamo una zattera e blocchiamo con la marina, gli blocchiamo le frontiere. Delle politiche che per quanto ci riguarda noi continueremo a combattere. E a distinguerci sul fatto che a noi i vari Totorina sono stati fino adesso solamente uno specchietto per le loro, sono i capri espiatori di politiche molto più gravi. E sono contenta, ripeto, che Simona in tutto questo l'aveva capito, non si era spostata di un attimo perché sapeva esattamente cosa significava schierarsi con queste politiche, non fare solamente l'antimafia del ricordo, della retorica, ma fare l'antimafia della denuncia. E quell'albero non sarà l'albero di Italia, sarà l'albero di Simona, sarà l'albero di Cettina, santo che ti piaccia, no? Santo non parlerà mai di sua moglie, ma Cettina è qua, se Cettina era anche lei dietro le quinte, è arrivata molto dopo, però è con noi. Rita diceva, forse un mondo onesto non esisterà mai, ma tu ci impedisci di sognare. Forse se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo. E io ritengo che cambiare significa innanzitutto farsi un esame di coscienza, sempre per questo punto. Distinguere la lotta dal mi piace su Facebook ad alzare il sedere da quelle sedie e da scendere in campo e non avere il problema di non lasciare sola Adele nella sua battaglia per la vita di suo figlio o Cettina, perché quelle morti per suicidio, che molti sembrano delle morti minori, le abbiamo uccisi noi, oppure quelle morti che vengono poi da scelte di politiche economiche oppure di politiche di cementificazione di questo paese, oppure di scelte di questo paese. Noi, nella misura in cui qualcuno lo viene a dire e noi non facciamo niente, siamo non solo complici ma siamo anche favoreggiatori. E vorrei dire un'ultima cosa su quel 416 terra, non lo metto a dire perché vorrei dire, lo ritengo ignobile, quella legge che è passata, perché 4 anni al quinto sarebbe scattato l'interdizione dei pubblici uffici. Io ritengo che un parlamentare eletto con i voti della mafia sia da dare, non dico l'ergastolo, ma quasi, perché è dentro quei posti di potere, decide le politiche di questo paese, ne decide le vite democratiche, ma non agisce in nome e per conto dei cittadini, ma agisce per nome e per conto della mafia o delle mafie. Ecco perché noi non ci teniamo a dire che non abbiamo esultato. E vuol dire che cosa c'entra con un albero? C'entra, perché se fossimo qua a parlare degli alberi, vi assicuro che avrei chiamato un botanico, un altro, io non ne capisco assolutamente niente, non capisco la differenza tra un susino e un pero, cioè siamo qua a piantare, a fare i contadini e a fare i contadini della memoria. E se questa giornata doveva essere ricordata, a questa giornata bisognava fare memoria, bisognava parlare di quello che oggi ci fanno vivere e quello che oggi pensare che bisogna guardare ad altre vite, e quindi guardare a Simona significa tutelare i fratelli che arrivano con i barconi, significa tutelare Adele, tutelare Cecchina, tutelare tutte quelle persone di cui non conosciamo né i nomi né i cognomi, e andare a cercare nei nostri quartieri, nelle nostre zone, e andare a cercare tutte le persone che sono sole, che sono felici. E perché Rita Avia non era una rivoluzionaria, Rita Avia voleva essere amata e voleva amore, la stessa cosa voleva fare Simona, aveva un grande dono, sapeva amare anche nei momenti di grande difficoltà e sapeva sorridere. E io quindi vorrei chiudere con un grande sorriso, che è il sorriso di Simona. Giuseppe Tusa, un ragazzo di Milazzo, militare della Marina, che è morto nel disastro della torre di Genova quasi un anno fa. Quindi si sta pensando che quella strage, come diceva prima Nadia,
non è solo un caso o un incidente, ma ci possono essere sicuramente automotivazioni, a partire dal fatto che quella torre non doveva essere lì, quindi, e una volta era messa lì, neanche è stata protetta, e poi ci sono tutta una serie di cose. Quindi questa è un'altra persona che, come tante altre di quelle di cui parlava prima Nadia, non vengono mai nominate come vittime di mafie, vengono nominate di persone, come ho detto tempo fa in un convegno, scusate anche se uso un termine un po' volgare, sono le persone che non hanno culo, cioè che capitano nel momento sbagliato, nel posto sbagliato. Non è così, non è così. Terra libera dalle mani sporche di sangue innocente, terra libera, solo onde di grano spettinate immense. Cara amica, oggi soffiava un vento caldo sulla pianura. Ho creduto fosse un tuo regalo per questo inverno che mi tortura. Come bestie incuriosite da una lampadina accesa, attesi dalla vita, viviamo in attesa. Caro amico che porti addosso la cantilena della pianura, spera sempre di non svegliarti nel fango sterile della paura. Qui si va contro alla vita con la forza di chi ha sete, ed è giusto che abbia l'acqua, tutta l'acqua che chiede, per fare germogliare una terra libera dalle mani sporche di sangue innocente. Terra libera, solo onde di grano spettinate immense. Terra libera, dove essere gente tra la gente. Terra libera, da riempirsi le mani e respirare. Cara amica, io con la notte ho un rapporto particolare. Lei mi sputa in faccia i miei fantasmi ed io ne nego il mio dormire. Ma se chiudo gli occhi penso alla speranza che porti in nome, alla nebbia del mattino riesco a dare un colore. Caro amico, dalle tue nebbie non avrai mai quei colori che si addormentano nei miei occhi e mi invitano a ricominciare. La speranza è una carezza, è un gabbiano pronto per volare, la volontà è normale, è radice di sole, per fare germogliare una terra libera dalle mani sporche di sangue innocente. Terra libera, solo onde di grano spettinate immense. Terra libera, dove essere gente tra la gente. Terra libera, da riempirsi le mani e respirare. Qui cantiamo resistenza con un'opulenza piena di buona fede, ciccioli e sospiri. Ma se succedesse un giorno poi di farla per davvero, ne vedo pochi e buoni sul sentiero per una terra libera dalle mani sporche di sangue innocente. Terra libera, solo onde di grano spettinate immense. Terra libera, dove essere gente tra la gente. Terra libera, da riempirsi le mani e respirare. Terra libera dalle mani sporche di sangue innocente. Terra libera, solo onde di grano spettinate immense. Terra libera, dove essere gente tra la gente. Terra libera, da riempirsi le mani e respirare. Terra libera, da
tra le mani sporche di sangue innocente. Terra libera, solo onde di grano spettinate immense. Terra libera, dove essere gente tra la gente. Terra libera, da riempirsi le mani e respirare.